スタグメザワよ戻せ。E se prima ero solo io, ora sto con l'amico mio. E se arrivi qui anche tu, stringiamoci di più. Tutti pronti, partenza via, incomincia questa euforia. Prova a farti sentire, ridi sempre di più, ridi sempre di più. Non fermarti, lasciati andare. Sta con me Zawaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me. Manchi solo tu, per riuscirci basta poco. Ora muoviti di più, sta con me Zawaio, il ritmo. Se prima eravamo noi, ora siamo sempre di più. Prova a farti sentire, stai ridendo anche tu, stai ridendo anche tu. Non fermarti, lasciati andare, stai con me Zawaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me. Manchi solo tu, per riuscirci basta poco. Ora muoviti di più, stacco in mezzo a guaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me. Manchi solo tu, per riuscirci basta poco. Ora muoviti di più, stacco in mezzo a guaio. Ormai siamo lontani dal porto. Bellissimo. Quando parte questo è il momento migliore. Poi ovviamente mo che prendiamo il largo, vai come accelera. No, è emozionante la crociera. Proprio... Com'è che non ho mai partecipato? Io te lo dicevo sempre, fai una crociera, prendi una femmina, qualcuno. Cioè è un'esperienza che uno deve fare. È pure per te la prima crociera. A me la prima. No. Cioè, sono stato 8 anni marina. Ah, e vabbè, oh, guarda, che ne so. Cioè, 8 anni marina, vabbè, li ho vissuti in maniera diversa, perché quando la fai, diciamo, da crocierista, ti diverti, è un villaggio. Vabbè, là, è lavoro, diciamo. Quando ti fai come lavoro, ovviamente, mo il mare è mosso, mo è un'esercitazione di guerra, mo una cosa, mo l'altra. Una volta facciamo il varo della nave, una nuova nave da guerra, stavo pure io al varo. Guarda, una cosa, la nave affondò. I pericoli certe volte. Addirittura affonda. Affonda, non è che è affondata, quella è affondata, quella che abbiamo fatto il varo affondò, ci siamo salvati per miracolo. Okay. Che nave era? Una fregata. Quanta bella gente, maresciallo! Lo so. Soprattutto quante belle femmine! Dati una calmata, che tu sei un uomo sposato. Vabbè, che sì, è troppo bello, troppo bello. Guarda, io mi risposerei una seconda volta. Tu sei impazzito. Perché? Se ti sposi un'altra volta, tu diventi bigamo. Bigamo? Ci si mette. Come che significa? Bigamo, quando uno si sposa due volte, che c'ha due mogli. Che c'ha due mogli? E vabbè, qual è il problema? Scusa, perché uno può essere punito per avere due mogli? Oh! Perché? E c'hai due suocere! Ma mai. No, 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 rimango così. Dottoressa per Coco! Voilà. Quella! Sant'Antonio! Ma chi è lei? Pazzito! Ti presento, sono il mago Uccini! Piace! Vabbè, se ne va in giro per l'ospedale vestito così, ma le sembra normale questo? Dottoressa, sono mago in qualità di mago, sono mago, essendo mago, sono così. Ma pure io sono dottoressa in qualità di dottoressa, perché me ne vado a fare la spesso vestito col camice, scusa. Scusa, ho visto che te caccas, che si chi? Questa è quella. Vabbè, come si poteva cambiare come si veniva? Parlare con lei urgentemente. Con me? Sì, 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 sì. Come ha detto che si chiama? Mago Uccini, della scuola di Udinì. Beh, allora dice sparisce, beh. Entra nel. Where is? Dove è? Sì, l'ha detto. Ma che normale. Ci sono figli, ci sono figli. Beh, dottoressa per Coco! Allora, signor Uccini,
Lei adesso mi deve dire per filo e per segno il motivo per il quale ha voluto vedermi. Cioè, nei dettagli, qual è il suo problema? Potrebbe essere un problema serissimo, serissimo, sì. Gravissimo. Mi piace stare con la mano che mi sta facendo un mal di capo. Taxi, è l'abitudine. Mi hanno consigliato di venire da lei per parlare, per esporre. Io faccio lo spettacolo ogni sera. Sì. La gente, oh, sai, proprio la Cristiana, sì. Proprio capo. Il mago, un cimincio. A fiume, a flotte, che ovviamente paghiamo la SIAE, è tutto regolarizzato. A un certo punto, durante lo spettacolo, sì. Ma lei l'ha visto, no? No, lo so, no. Non ho avuto questo piacere, diciamo. Durante lo spettacolo, a un certo punto, io dico una frase magica. Sì. Dico, alla kazam! E tutto il pubblico sparisce. Voglio sapere se è grave, dottoressa. Dottoressa? Erano passati 12 anni dalla morte dello zio Vitino e finalmente la zia decise di riaprire quella casa dove aveva vissuto per tanto tempo. Il giardino era fantastico. Non ero mai entrato in quella casa ed ero curioso di vedere se tutto quello che mi avevano raccontato era vero. Seguivo la zia, che con passo spedito andava verso i suoi vecchi ricordi. Madonna, vieni, vieni, come l'ho lasciata allora. Guarda, guarda. Vieni, vieni a vedere, vieni a vedere. Vieni. Mamma mia, era più bella di come la immaginassi. Sembrava una reggia. Oh, vieni a vedere che la casa è grande. Ma sei proprio capacchione, oh. Vieni qua, vieni a vedere, vieni. Che è stato? Madonna, come diretto, ci potesse parlare. Quando me l'ha camminato addosso, mi ha razzato come pure. Zia! Quattro figli, mi ha fatto un bastè, quattro figli. Bella, ma bella, bella, veramente però, bellissima questa casa. Lo cucino, guarda. Che sta qua? Faccio io. Mia, sarà tutto arrugginito, vedi? No, è arrugginito. Bello, bello, il modo che si inventa che te la luce faccio male, apri tu che sei più forte. Ma che sta? Ma no, tutta la roba tu, e ce l'ho mai fatto. Non dimmi che è stata allora qui la roba. Eh sì, no, questa gliela diamo alla Croce Rossa, che sta tanta gente che va là a nudo, non si poteva stare. Ma che ce la possiamo caricare noi, no, adesso? Vabbè, poi chiameremo qualcuno, guarda, metti da qui. Chiami, muove Granzallecchi, Granzallecchi, muove, chiami. Bellissimo questo. Proprio lui. Questo me lo tengo io, sì. Eh. Guarda che tu la sempre qualche cosa. Che cos'è? Soldi? Niente? Aspetta. Bello. Il re della scarpa. Un bel... Che cos'è? Sì. Ehi, ti ha fatto venire la tosse, dico. Giuseppe, quando abbiamo bisogno è schifo. Che succede? Il re della scarpa. E così la picchio che me, tu hai lasciato le scarpe da calzolaio invece di dire. L'avete lasciate là le scarpe. Ma sapete che un calzolaio è morto e sotto. Dove sta il re della scarpa? Nella stradina sta. Ah. Pur pagato, 12 anni fa. 12 anni fa, chissà. Ma va bene, allora vedi tu me che io tanti riesco a stare con spero. Sai che cosa devo fare oggi pomeriggio? Che fa? Vado al calzolaio e mi vado a divertire. Ah. Poi lascia dice, sta tranquillo. Vici questo risponde, che da capace. Ma non lasciale là, signorina. Quando sono pronte ti chiamo. Sicuro? Sicuro, certo che sicuro. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Si lavora, eh? No, stiamo a grattarci l'ombelico. Senti, per ritirare le scarpe, chiedo a lei? Forse, e ce l'ha ricevuta. Angelo, che mia. C'è sempre la ricevuta, quando ci vuole, eccola qua. Ricevuta sta. Il re della scarpa, eh?
Ci sta, Derry. Ciao. Ah, eccoli qui. Possibile. Dopo 12 anni. Saranno pronte giovedì. Cos'è? Lunedì? Sì, giovedì. Però Fenacos, vieni a chiusura la sera, che voi anticipate sempre. Ma viene un bel lavoro, diciamo. Padre. Sì, sì, Doreste, sono il padre. È nato. Sì. È nato, mi dica che è nato, mi dica che è nato. È nato. Sta bene mio figlio? Sta bene, sì. Mia moglie, come sta mia moglie? Come sta? Sta bene. Sono pronto, dottoressa. Voglio dei bambini, voglio dei bambini, voglio dei bambini. Tutto a suo tempo. Sta bene, dottoressa, sta bene. Mi dica che sta bene, anche mia moglie sta bene. Sta bene. Ci parla sempre tu, non posso parlare io. Sì, no, è l'ansia, è l'ansia, è l'ansia. Lo so, allora, calmati un po' che ti voglio dire che ti devo dare a proposito del bambino due notizie. Una cattiva ed una buona. Come una cattiva e una buona, dottoressa? Questa è una clinica di reumatici. Che buono, dottoressa. Non rassicurare a me, dottoressa. Io voglio rassicurare, voglio fare tutto di quello che voglio dire, però il volere del padre eterno non è come Sì, ma che cosa è successo al bambino? È successo che il bambino è nato con 5 peni completamente formati. Che sono 5 peni? Che sono queste cose? Come questa clinica di 5 peni? Che sono? Spieghi meglio. L'uccellino. Con 5 uccellini. Mio figlio con 5 uccellini? Ma non c'è il cucciolini, mio figlio, ma si vede come? Scusa, la spiaggia con il cucciolino, per generalismo, sì. Comunque, a tutto questo, ma, scusa, si provvede, a tutto questo. Calma. Io mi sta dicendo questa notizia cattiva. Ma voglio sapere quella buona, qual è? Quella buona, sì, tu, ma fai parlare, te la dico. Quella buona è che il pannolino a tuo figlio calza come un guanto. Beh, questo qua è galla, e tuo figlio sta a posto. Come un po'? Abbiamo... Sì, tuo figlio. Vabbè, va. A grande? Piace casa, tutto a posto? Tutto a posto. Grappino hai preso? L'ho già preso. È prenotato il grappino. Ma sì, che ce ne frega, abbondiamo. Ti vedo allegro, arzillo. Allegro, io sono la Pasqua in persona. La Pasqua. No, ma... Sì, e come mai stai così? Cosa... Quando uno scopre che la moglie è innamorata a persa del proprio marito... Queste sono le soddisfazioni. Tua moglie è innamorata a persa di te? Per forza. Ah, sì? Le testimonianze, proprio la verità pura. Cioè, tua moglie è innamorata di te e tu sei convinto di questo? Certo. Allora, io sto sempre fuori di casa. Il mio lavoro mi porta a stare fuori di casa. Io lo so che stai sempre fuori di casa. Io ho avuto la testimonianza proprio mo. Sono stato 3 giorni a casa che avevo l'influenza. Ho avuto la prova che mia moglie è innamorata a persa di me. Tu sei stato a casa 3 giorni con l'influenza? Tu sei stato capace di stare 3 giorni a casa? Costretto. È vero. E lì ho avuto la prova. Ho avuto la prova che mia moglie mi ama. Tu hai avuto la prova che tua moglie ti ama? Sì. E come l'hai avuto? Tu pensa un po'. Appena arriva qualcuno, non so, arrivava il vicino, o il salumiere, oppure il lattaio, oppure che ti devo dire qualche rappresentante, lei si affacciava al balcone, prima ancora che quelli salivano, diceva, ehi, che mio marito è a casa, capisci? Capisci? Lei prima ancora si avvicina proprio, ehi, che mio marito è a casa. Ma che è pure l'idraulico? Sì, pulito, sì. E gli ha detto, vedi che? Sì, che il mio marito è a casa. Allora, vedi quando c'è l'amore. L'amore. Cosa sta sedendo? Madonna. La faccio. Dov'è il campanello? Dov'è? Infermiera, dottore! Sta qua che tu! È donna delle pulizie. Che come? Vuoi il dottore? Sì, sono io. Infermiera. Che c'è? Io in questo stato non ce la faccio più! E
E ci vuoi da me? Vattene in Albania! La Albania? E tu vai a cambiare il papagallo, perché sei chi? Beh. No, te ne arrivi domani! Te ne arrivi! Guarda come ti dico! E tu da razza! Io qua non ce la faccio più! Madonna! Ma vuoi dire che sei la fresca questa? Ma non la faccio più proprio! Ma l'hai detta pure e ci va fare tutto qua! Beh, dai! Voglio chiusura! Salve. Buongiorno. La gazzetta di oggi vuole giusta? Sì, eccola. Grazie. Prego. Merci. Scusi, e i soldi? No, basta il giornale, grazie. Ce li ho, ma là perché? Scusi. Maresciallo! Dai, cammina, dai! Maresciallo! Cammina su, dai! Ho avuto un contrattempo in casa. Maresciallo! Che c'è? Ma perché portate l'ombrello così? Oh, il tempo parla chiaro. Oggi le previsioni sono che pioverà a rovescio. A rovescio? E io sono pronto. E vabbè, ma io va a finire che mi bagno io qua, eh? Ma... Buongiorno. Salve, buongiorno, come andate? Tutto a posto? Sì, ho fatto un giro, ho visto un sacco di animali, complimenti perché proprio l'assortimento che c'è è bellissimo. Basta, ci stiamo preparando per la nuova stagione. Ho capito tutto. Salve. Giusto per un fatto conoscitivo, ma sì. Che animale è quello? Ma lascia, è la cicogna. La cicogna? Ma vedi, la cicogna. Ah, la cicogna. Quella è. Salve, salve, buongiorno. Salve. Arrivederci. Arrivederci. La cicogna. Ti ricordi di me? Ferragosto 56. Sono cresciuto nel frattempo. Ma Luigi, è il tuo lui? Dove l'hai lasciato stamattina? Mio lui. Stamattina si è alzato sciatore. Sì? Ha preso tutta la fresatura, adesso ci vediamo a luna. Cioè, pensava di tutti i anni. Si era andato sopra. Sì. Ha fatto boom. Senti, è Franco. È Franco? In camera. Lori, dove vai? Mi sono svegliata. E ha detto, io sto qua. In camera, Luigi, hai capito? Cioè, siamo qua, invece lui sta là. Cioè, proprio... Si è troppo rilasciato. È un uomo senza mordente, proprio senza... demotivato. Io invece, io vorrei essere sorpresa. Senti, a Pasqua, fatti mettere nell'uovo e così diventi sorpresa. Ti piace? Pur tu però, eh? Ma bagnare il pane nel che giorno è tu giù. Bimbo! Oh, belè, da quanto tempo? Oh, ma ehi, dove te ne vai con questo grosso valigione? Dove vado? Dove vado? Mia moglie mi ha cacciato di casa. Aspetta, aspetta, non ho capito bene. Oh, mia moglie mi ha cacciato di casa. Mi ha cacciato. E tu già sapevi che, mo, io, sparisci! Mia moglie ti ha cacciato di casa? Sì. Se mia moglie mi avesse fatto questo affronto, io la prendevo, la tagliavo a pezzi. E perché nella valigia che cosa sta? C'è tutto di profumo suo col tagliaccio, ma non c'è. In questo momento, dove stai? Taxi!
che per oggi è finita, ma domani ritornerà. Una nuova puntata che la giornata ti illuminerà. Di gioia, allegria infinita, il tuo cuore si riempirà. Il mood migliora la vita, che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E cantando para pe pe pe, non eludire e fermati lì. Mani in alto e le mani giù, questo è il nuovo ballo del blu. E ce l'abbiamo fatta. Non è ancora finita, domani ritornerà una nuova puntata che ti riempie di felicità. La squadra della risata, barzellette in gran quantità. Il mood migliora la vita, che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E cantando para pe pe pe, non me lo dire e fermati lì. L'abbiamo fatta.